In una pianta ci sono 20 merli, un cacciatore spara e ne uccide uno. Quanti merli rimangono sulla pianta? Ma questo per cui l'ha mandato. Allora, Anselmo? E chissà quanti narman? E snarman nessuno? Ma Anselmo, su dai, è semplice, ragioniamo. 20 merli, uno viene ucciso, quanti ne rimangono? Su dai, Anselmo, mi fate incantare, dai, devo scrivere. No, e tu non fai il coglione? Quanti dati una scriptetta? Chi altro dice no? Costa ma l'imbalsamento aspetta la seconda volta? Costa la vita! Doppio appuntamento per la compagnia teatrale GAF, 29 e 30 luglio, ci siamo. Ci siamo, speriamo ci sia anche il pubblico che continua a darci fiducia. Allora, noi rappresentiamo una commedia che, come negli ultimi anni, vuol parlare di un argomento di attualità, un argomento diciamo importante. Allora, ci siamo guardati attorno, di cosa parliamo quest'anno? Nelle ultime due commedie abbiamo parlato della pandemia e non ci sembrava il caso di tornare sull'argomento. Un altro argomento importante è la guerra in Ucraina, ma non si addice chiaramente a riderci sopra, una commedia brillante. E allora cosa rimaneva? Rimaneva un unico argomento intrigante e che ha attirato l'attenzione di un sacco di noi: i bonus fiscali legati alle ristrutturazioni edilizie, il famoso 110%, perché su questo argomento in questi mesi, anche in questo anno, si è creato veramente un sacco di confusione, si sono dette verità, mezze verità, complete fandonie, insomma si è creata anche una specie di leggende metropolitane, insomma di tutto e di più. Allora noi abbiamo voluto riderci sopra e con il nostro stile, con lo stile GAF, lo stile di leggero, cioè quello che diciamo quello il fine di queste due ore di far ridere e portare diciamo serenità alla gente che ci viene a vedere. Quindi chi vuol ridere e vuol passare due ore di divertimento deve venire il 29 e il 30 di luglio, deve venire a vedere 50, 90 o 110, però metto un po' di suspense, 50, 90, 110, alla fin fine poi saranno i bonus fiscali o ci sarà qualche altro argomento? Venite a vederci. Tu prima di buca dentro ma fai sotto il tampone, ma fai. Ma così, matte? Costa 70 euro! E pu te cascine che il bastone fino a su in te il cervello! Non ti preoccupare che malintocchi niente, fino a te non ti faccio, dove lasciate questa goccia che ti...